Benvenuti a tutti alla puntata numero 38 di Electric Motor News. Benvenuto Marcello. Benvenuti a tutti, ciao Serena, con delle novità anche perché arrivano dei dati di ascolto e ci fanno veramente felici. Perché su YouTube siamo a quota 95.000 e quindi praticamente l'obiettivo di arrivare a 100.000 si può dire che è quasi raggiunto, sono quasi 1.000 al giorno. E sono arrivati anche dei dati di ascolti delle televisioni, alcune delle televisioni dove noi andiamo in onda. E complessivamente sono stati oltre 600.000 persone che ci hanno visto. Sì, diciamo che sono dati che danno molte soddisfazioni. Esatto, e adesso parliamo di questa puntata e delle prime notizie con la nostra Serena. Sì, infatti Marcello, iniziamo subito. Iniziamo con delle notizie che arrivano dallo scorso Salone dell'Automobile di Tokyo, dove Audi ha presentato lo studio Metro Project 4, un progetto di design che propone nel segmento delle subcompatte il linguaggio formale del marchio. Si tratta di un veicolo a tre porte, con quattro posti a sedere, che coniuga in modo esemplare una linea dinamica con un'ottimale economia degli spazi e un'elevatissima qualità. Le soluzioni tecniche d'avanguardia proposte in perfetto stile Audi schiudono nuove strade in tema di efficienza, dinamica e piacevolezza di guida. Con il sistema di propulsione della Metro Project 4, l'Audi presenta una tecnologia ibrida completamente di proprio sviluppo e altamente innovativa. Sotto il cofano si nasconde un motore TFSI di 1,4 litri di cilindrata da 150 cavalli, la cui energia è trasmessa alle ruote anteriori dal cambio a innesti diretti S-Tronic. Nelle fasi di accelerazione, un aggregato elettrico della potenza di 41 cavalli, 30 kW, situato sul retrotreno, fornisce fino a ulteriori 200 Nm di coppia. Quando il motore TFSI e il motore elettrico agiscono contemporaneamente, a tutto vantaggio di una guida sportiva, la concept car trasforma la trazione da anteriore a integrale 4, così da scaricare la forza motrice sull'asfalto sempre nel modo migliore. Il motore elettrico, inoltre, è in grado di funzionare anche da solo, azzerando pertanto le emissioni della vettura. Questa funzione può essere particolarmente indicata nei centri abitati. L'energia immagazzinabile della batteria a ioni di litio consente di percorrere fino a 100 km in regime di trazione esclusivamente elettrica. La batteria è ricaricabile da qualsiasi presa elettrica. Grazie al sistema automatico start-stop, al recupero e alle fasi di solo trazione elettrica, i consumi e le emissioni dell'Audi Metro Project 4 si riducono del 15% circa rispetto ai livelli che si ottengono sfruttando esclusivamente il motore a combustione. Nonostante le prestazioni sportive che offre l'accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi e velocità massima di 201 km/h, alla Metro Project 4 sono sufficienti solo 4,9 litri di benzina per percorrere 100 km, mentre le emissioni di CO2 si attestano su 112 grammi al chilometro. E il primo servizio che vedremo in questa puntata numero 38 di Electric Motor News riguarda la problematica delle nuove vetture ibride, perché chiaramente bisogna anche farle la manutenzione. Allora, le immagini sono fornite dalla General Motors e la voce è di Claudia Zucchinelli. Vediamo. Mentre le auto ibride diventano sempre più popolari, uno dei problemi sorti è dove fare la regolare manutenzione. Qualsiasi problema abbia questo tipo di veicolo può far impazzire il proprietario, quindi più che mai bisogna seguire i consigli del costruttore. Le auto ibride hanno due fonti di energia, il motore convenzionale e quello elettrico collegato alle batterie. Molti tecnici hanno lavorato negli ultimi anni riuscendo più facilmente a capire i problemi. La prima cosa è capire che tipo di sistema ibrido ha utilizzato il costruttore, che taratura ha la macchina e vedere lo stato dei diversi componenti. La chiave è quella di chiedere un intervento completo nel sistema ibrido per la protezione di tutti i componenti. Ma cosa succederà in futuro con l'arrivo, ad esempio, della nuova Chevrolet Tahoe Hybrid e la nuova generazione dei veicoli ibridi? Il lavoro sarà senz'altro più complicato. The single mode systems that are out there now, there is one propulsion electric motor. Nel futuro vedremo sistemi ibridi diversi. Attualmente troviamo un solo motore elettrico, ma in futuro ci saranno due motori elettrici collegati ad un motore convenzionale e alle batterie. Quindi tutti in grado di fornire energia diretta per la trazione del veicolo,
e questo sarà un sistema molto complesso. I'm Cynthia Gregory.